La scuola italiana Eugenio Montale nasce nel 1982 con una proposta educativa che vede nell'integrazione delle due culture, quella brasiliana e quella italiana, una grande ricchezza. E qui siamo nella porta d'entrata di questo bellissimo percorso multiculturale. La nostra pedagogia si ispira in varie fonti, ma quella da cui più beviamo è la pedagogia di Reggio Emilia, perché crediamo nella competenza dell'alunno, nello spazio come terzo educatore e nel professore come mediatore per il processo di conoscenza. Riceviamo qui bimbi a partire da 2 anni e molti di loro, la stragrande maggioranza, finisce il percorso fino al liceo e sin dall'inizio entrano in contatto con le due lingue, il portoghese e l'italiano. Segni Antonella, qual è il posto della scuola che preferisci? Parco giochi, campo sportivo coperto, biblioteca a parte fuori e biblioteca a parte dentro. E tu, Filippo? Il campo sportivo coperto, le palle e questo. La Montale è pluralità di lingue, l'italiano, il portoghese, l'inglese, di culture che si fondono. L'impressione che ho avuto 4 anni fa, quando sono arrivata dalle scuole italiane, è stata quella di un bagno di colore e di calore. Sono felicissima di aver portato qui la mia esperienza e di aver imparato moltissimo dall'esperienza e dalla storia di questa scuola. Io penso che la Montale non pensi solo al metodo di studio, ma anche al benessere dell'alunno. I professori sono molto amichevoli, quindi è molto buono per imparare meglio. Sviluppiamo anche il nostro pensiero critico, no? Nel sapere esprimere un'opinione, nel non essere contaminato da quello che vediamo, non so, nelle notizie, nei quotidiani. Sì, sì. Direi che questo è molto importante. La Montale ci fa pensare come da soli e ci fa creare opinione, come hai detto, e ci prepara per il mondo e non so, ci prepara per la prossima verifica che facciamo. Esatto. Beh, se fossi il mio ultimo giorno qui alla scuola non saprei certamente da dove iniziare, però certamente tra tante altre cose inizierei ringraziandolo, cioè non solo per formarmi come uno studente, un accademico, ma anche come un cittadino e principalmente come un essere umano. Questo sì. Mi sta veramente a cuore della scuola.